Chi segue Gesù trova la vita. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Il Vangelo di oggi è luce ai nostri passi. Lo accogliamo e leggiamo insieme Matteo 9, 9-13. In quel tempo Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Amen. Cari amici, oggi, in questo nono capitolo del Vangelo, secondo Matteo, abbiamo la descrizione della chiamata di Levi, cioè l'evangelista. Un bellissimo episodio, molto semplice, immediato. Matteo, un esattore delle tasse, un pubblicano, un uomo che aveva scelto di non stare con il suo popolo, ma dalla parte dei romani. Aveva scelto di vivere bene negli agi, da ricco, e anche frodare gli altri. Quest'uomo, che stava bene, pur essendosi allontanato dalle promesse di Dio, un giorno vede passare Gesù che gli dice: «Seguimi». È una chiamata con una risposta immediata. Non c'è quasi il tempo di riflettere, di pensare. Infatti si dice che dopo la chiamata di Gesù, che gli dice «Seguimi», Matteo si alza e lo segue. Quindi rinuncia a tutto ciò per cui voleva vivere, aveva scelto. Rinuncia a tutto questo per un bene maggiore, che ancora non conosceva bene, ma si è fidato di lui. Ha creduto che in Gesù poteva trovare molto di più. Poteva trovare un tesoro, una perla preziosa. Ecco che Gesù va in casa sua e in quella casa c'erano molti amici di Matteo, molti pubblicani e peccatori, e i farisei si scandalizzano della misericordia che Gesù ha usato, della misericordia del Padre alla fin fine. Ecco che nella chiamata da parte di Gesù verso Matteo, ma anche verso ciascuno di noi, noi possiamo sperimentare la misericordia del Padre, un amore incondizionato, un amore che non ha precedenti. Un amore che va diretto al cuore, che ti ama per quello che sei, che non guarda al peccato che hai fatto, ai tuoi limiti, alle tue fragilità, ma quando ti chiama ti offre la possibilità di una vita nuova, di una porta che si apre davanti a te per ricolmarti di grandi benedizioni. Ecco oggi la sequela di Gesù. Quanto è importante vederla e riflettere su questo. Come io sto seguendo Gesù? Quanti ostacoli metto, accolgo per non pregare, per non seguirlo? Quante giustificazioni e motivazioni a volte noi mettiamo nella nostra vita quando diciamo: «Signore, voglio seguirti, ma non posso così bene, ma quel tal uomo di fede ha commesso quella cosa, non credo nella Chiesa, non credo in tante situazioni che i miei occhi vedono». Gesù però ti dice soltanto: «Segui me». Non ti sta dicendo: «Guarda i peccati degli altri». Perché chi credente vive senza invocare lo Spirito Santo chiaramente cade, pecca, ma non è il nostro modello. Tu sii un modello per gli altri, seguendo Gesù, invocando lo Spirito Santo, proclamando la sua parola. Lui è il tuo maestro. Quando noi lo seguiamo, abbiamo la vita,
troviamo la gioia, troviamo la pienezza. Ecco perché Matteo immediatamente lo ha seguito. Matteo ha scelto, Matteo ha deciso. Nessun altro al posto suo ha deciso. Non seguiamo Gesù perché così ce lo hanno insegnato, perché questa è la nostra tradizione. Seguiamo Gesù perché è venuto, è entrato nella nostra vita, ha bussato alla porta del nostro cuore e ci ha detto: seguimi. Ecco perché lo seguo in un modo attivo, immediato, con grande aspettative, perché Dio mi sorprende sempre. Signore Gesù, grazie per la chiamata di Matteo. Grazie perché oggi posso riscoprire il mio essere cristiano, la mia fede in te. Ho grande fiducia che quando tu mi hai chiamato anni fa, lo hai fatto per offrirmi un progetto migliore di quello che nella mia mente c'era. Signore Gesù, io credo in te, credo che chi segue te trova la vita, trova davvero un tesoro. Per questo anche oggi rinnovo la mia adesione con tutto il mio cuore, con tutto me stesso, e proclamo che tu sei il mio maestro, il maestro della mia vita, la fonte della mia gioia, che dà davvero un senso e la pienezza che nessun altro al mondo, nessun'altra cosa mi può dare. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, riceviamo questo bellissimo slogan di oggi. Chi segue Gesù trova la vita. È gioioso, è felice perché Dio risponde ad ogni sua richiesta. Quanto è bello quindi oggi essere suoi testimoni. Amen. Cari amici, questa domenica, domenica 7 luglio, avremo a Milano nel pomeriggio un incontro di evangelizzazione chiamato Gesù Vive. Vi aspettiamo se abitate nei dintorni. Le iscrizioni sono sul nostro sito web, così come anche per il nuovo seminario. Saranno delle serate bibliche online dal titolo In vacanza con la Bibbia. Una nuova risorsa per ciascuno di noi per trascorrere l'estate con la sua parola e riposarci davvero in Lui. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!